Buonasera e bentrovati cari amici di Focus, il mistero della vita. Eccoci qua di nuovo insieme, sempre nel salotto di Anna di Focus 3.0, il mistero della vita. E che bello che è eh, lavorare con, per Focus e affrontare queste tematiche nel mio salotto. Questa sera ritorna con noi il nostro Tiziano Bellucci, e so che è molto atteso da voi e lo facciamo entrare nel mio salotto. Eccolo, Tiziano ben arrivato ben Grazie. arrivato nel salotto di Anna e ben arrivato su Focus Il mistero della vita. Mm. Buonasera ciao a tutti e bentrovati a tutti. Un saluto caro anche da parte di Enrico Valentini, e certo. ovviamente da tutti quanti i nostri amici che vedo che stanno già. Arrivando subito, molto numerosi eh? quindi sì. una serata molto attesa, e, e anche io sono contenta e sono anche ansiosa di ascoltare tutto quello che ci dirai questa sera perché l'argomento è molto interessante. L'argomento di questa sera, e quindi e, io darei ancora un momento: il tempo ai nostri amici per, per, di arrivare. e sì. E poi partirei con le 13 notte, notte sante. Però, se tu sei d'accordo, Tiziano, io vorrei fare un attimo, cioè riprendere un attimo il discorso e riagganciarci a quello che noi abbiamo già fatto in questo nostro sì. progetto che abbiamo fatto insieme aspettando Natale. No? Quindi abbiamo già avuto due serate precedenti dicembre Abbiamo parlato delle quattro candele delle settimane dell'avvento. Magari se, se tu hai piacere di riprendere un attimo, sì, tanto per, certo, sì, sì. anche per magari qualche nostro amico che non ha seguito, ovviamente non certo, no, no, facciamo una breve non così molto brevemente: un bignami, ecco, un bignami sì, sì, del, certo. degli, degli appuntamenti precedenti. Saluto certo. intanto tutti i nostri amici che eh, vedo collegati. Eh, come se vi salutassimo uno ad uno, grazie, grazie della vostra presenza della vostra partecipazione. Allora andiamo a riprendere eh, sì. quello che abbiamo trattato nei eh sì. due appuntamenti della sì, ehm... notiziana. No, grazie, Anna. E nel primo incontro abbiamo avuto due incontri. Il primo incontro abbiamo come visto una prefigurazione del, del tempo di avvento eh, che comincia praticamente. Eh, la quarta domenica prima del Natale, no? E abbiamo visto come queste quattro settimane, in realtà, non siano proprio delle settimane eh, soavi, anzi, sono settimane in cui veniamo messi fortemente alla prova. Sono quattro settimane in cui praticamente le forze dell'ostacolo si danno da fare per niente, per sbarrarci alle porte, E abbiamo visto che eh, noi possiamo chiedere. La mediazione di quattro entità, eh, sono entità che rappresentiamo con, le, con i colori blu, rosso, bianco e viola, e attraverso l'accensione di una candela. L'accensione della candela all'inizio della prima domenica, la seconda, la terza e la quarta, eh, evoca una presenza con noi che ci può tutelare appunto dagli attacchi di questa entità. E sono quattro entità, ovviamente positive, eh, che ci affiancano. Eh, se ricordate il blu rappresenta il silenzio, il raccoglimento, il rosso rappresenta il calore, l'amore, il bianco, la luce nel cuore e il viola la spiritualità sottile, diciamo, la pace, potremmo dire, ecco. E, questi, quattro, eh, questi quattro momenti, sono quattro fasi in cui l'umanità e l'uomo stesso, ognuno di noi, prova dei, dei grandi sconforti. Prima dal punto di vista fisico. Nella prima settimana abbiamo dei problemi che ci vengono eh, nei confronti del, della paura della morte, perché ha a che fare col corpo fisico. Nella seconda settimana ci sentiamo invece attaccati dal punto di vista della stabilità del nostro temperamento, della nostra personalità. Nella terza settimana invece veniamo attaccati dai vizi e dalle passioni. E in questa quarta settimana... Che è quella, diciamo, quella più dura, è quella in cui eh, c'è il rischio di rinnegare noi stessi e quindi di annullare la nostra individualità, di non riconoscere il nostro ruolo come essere evolutivi. Quindi è qualcosa che è contro il nostro io. Ecco. Io spero che tutti abbiate, siate riusciti a dominarvi e a farvi aiutare dai quattro angeli affinché si entri poi in questo periodo di cui stasera tratteremo che vedrete non è meno avventuroso di quello che abbiamo passato perché ci aspetta proprio una grande avventura anche chiaroveggente ecco, è come se stasera io e Anna eh, vi potessimo dotare di organi di chiaroveggenza affinché voi possiate poi fare delle esperienze entro i mondi superiori ecco ho detto forse delle parole un po' grosse Anna ecco, questo è, è un salotto magico quello di questa sera va bene eh? Noi sì. faremo del nostro meglio perché siamo bravi qua a poco, certo. Cioè, sì. <ride> ci diamo. E, da no, infatti, il, la seconda incontro invece, se ricordate, ho parlato invece del mistero dei due bambini Gesù, no? Sì, che era molto interessante la spiegazione. Ovvio, è una visione di Steiner, una percezione che Steiner ha riguardo alla cronaca della Cascia eh, in cui vediamo praticamente. Il, il crescere di una corporeità che sarà quella poi che accoglierà il Cristo sul Giordano. Ecco, eh. stasera, anche stasera parleremo di questo, perché se ricordate l'altra volta ho, fatto un, ho cercato di trasmettervi come ci sia differenza fra Gesù di Nazareth, mm. il, diciamo tutti ce lo immaginano con, le, con gli occhi azzurri, come quello di Zefirelli, no? con la barba, con, eh, con un bel eh, uomo. Un ecco, collettivo, ricorri. Sì, sì, ecco, nella, una, una, qualcosa, diciamo, di, di sì. piacevole, ecco, e questo Gesù di Nazareth fino ai 30 anni è Gesù, e eh, dopo 30 anni, diventa Cristo. E qua vi è, si viene presentata una figura che non ha niente a che fare con l'umanità e neanche con gli arcangeli, con gli angeli, ma è una, una dimensione surreale, perché stiamo parlando della persona della terza e della seconda e della prima persona della Trinità la quale eh, ha creato il mondo, quindi è come se il progetto umano, cui noi facciamo parte, noi siamo, ci siamo incarnati, siamo venuti sulla terra, torniamo in vite ripetute, come se fossimo state vittime vittime di un grande esperimento cosmico, che queste gerarchie ci hanno voluto come procurare, ecco. Ecco, se fosse stato così, eh, noi saremmo soltanto dei burattini a servizio dei comodi delle gerarchie. Invece no, questa entità scende sulla Terra, vuole lui stesso entrare nell'umanità e vuole dire agli uomini che non sono un esperimento ma in realtà sono figli di Dio e quindi vogliono, eh, vuole dire io sono con voi fino alla fine di, del mondo, non, non siete lì per caso, siete lì perché voi dovete diventare i miei fratelli. Cioè diventare fratelli di Cristo è qualcosa che non si dice mai, si dice figli di Dio, certo. ma fratelli di Cristo non si dice molto spesso. C è no? una bellissima visione, sì, perché cioè, è fratelli... un una prospettiva, ecco, evolutiva da un punto di vista evolutivo. Sì, essere fratelli di Cristo vuol dire essere figli di Dio, non è mica una cosa da poco. Cioè, nel senso che lui viene a consegnarci un'eredità, è come se ci consegnasse, ci facesse proprio dire voglio che voi facciate parte della famiglia divina. Quindi è qualcosa di molto bello, di molto importante e anche di responsabilizzante. Infatti, l'altra volta io ho detto: Ma quando voi pensate a Gesù, non dovete pensare a qualcuno che è venuto a, a salvare l'umanità. Voi dovete pensare a qualcuno che è venuto a credere in voi, ma credere in te, cioè proprio singolarmente. Non è che il Cristo fa una conferenza e parla all'umanità. No, parla al tuo cuore, perché vive in te e ti può parlare. Individualmente, anzi, vuole parlarti individualmente. Ecco, se riusciamo stasera, sarebbe bello che tutto il lavoro che si svolge fra noi sarebbe proprio quello di poter individualizzare la figura del Cristo e sentire che il Cristo non è Gesù e basta, che il Cristo è qualcosa che potenzialmente in noi può diventare vivo. Lo so che è una rappresentazione che non è, è un po' astratta. Però è come se in noi ci fosse il divino, attende solo di nascere, se no cosa festeggiamo il Natale a fare? Beh, voglio dire, se noi riusciamo a entrare con pienezza in quello che è la descrizione e l'affermazione che sovente sentiamo fare, siamo delle scintille divine, siamo una scintilla di una grande energia se riusciamo a avere questa consapevolezza ci rendiamo conto che questo discorso che tu stai facendo perfettamente certo. allineato no? ecco, Sì, è ovvio che se ognuno nella propria tradizione una ha sua... di consapevolezza notevole ecco, questo. certo no no ehm, io penso sia anche molto importante questo senso di responsabilità che dobbiamo sentire nei confronti di questo dio che è venuto sulla terra per me, non per noi, per me, cioè nel senso ognuno di noi dovrebbe dire Cristo è qualcosa che vive in me ed è venuto sulla terra perché, perché ha creduto in me, perché crede in me, perché mi conosce personalmente e, mi, e si aspetta da me che io diventi un Dio. Questa è una grande responsabilità, io sono capace di diventare un Dio? No, ma io sono capace di fare il musicista, di fare il, il pittore, di fare il giornalista, però non è che sono capace di fare il Dio, perché essere Dio è impegnativo, sapete che essere Dio è anche sconveniente, perché la differenza fra un Dio e un uomo è che un uomo ha qualche facoltà, un Dio è onnipotente, onnisciente e la differenza sta nel fatto che il Dio ha tutti questi poteri, ma non li usa perché non ne ha bisogno. E di fatti questo non è una cosa di poco conto perché purtroppo invece per l'uomo poi emerge questo piccolo, piccolo, piccolo problemino che è quello dell'ego che di fronte al potere cioè, entra in delirio e quindi Dio non lo usa, l'uomo invece non ce l'ha e pensa di averlo. <ride> no, ecco, quindi tante volte esagera e non poco e non ha e sì, cioè, no, è, è ovvio che bisogna cercare di vedere anche questo, l'egoismo, dargli anche una connotazione. E che ha uno scopo, cioè l'egoismo è entrato nel, nel flusso evolutivo del tempo, anche perché ha una missione. Per esempio, Steiner dice che noi abbiamo un io individuale e possiamo pensare in modo individuale, avere un sentimento individuale, cosa che non possono fare, per esempio, le entità spirituali, perché non possono certo. avere loro pensieri. Un sono... pensiero individuale, perché loro sono universali, certo. No, loro possono pensare solo pensieri universali, certo fanno parte del tutto, no? Sì. E proprio grazie, potremmo dire, al male, noi siamo riusciti a strappare per noi una scintilla di spirito che si è individualizzata grazie all'egoismo. Quindi la missione terrestre era quella di individualizzare lo spirito in un pensiero che diventasse cosciente di sé, sì. cosa mai accaduta prima. E purtroppo si poteva fare solo attraverso il male, attraverso la malattia e attraverso l'egoismo, ecco. Mm. Interessante, questo ce lo trattiamo in un incontro solamente per questo aspetto. Eh, no, infatti, parlare del mistero no, del mare. Vorrei, è di approfittare, molto... vorrei approfittare, visto che i nostri amici sono già tanti, eh, sì. perché vorrei prima che tu inizi ecco, il percorso delle 13 notte sante, Notti Santi, vorrei fare questo regalo di Natale eh, sì. a tutti i nostri amici eh, e voglio appunto comunicare che. Dal prossimo anno, quindi tra pochi giorni, eh, nel 2021, Tiziano Bellucci diventerà un docente, anche lui della Lux. Con grande nostra gioia, eh, quindi diventerà un docente anche lui della Lux, l'Università della Conoscenza, e si occuperà. Naturalmente, di quelle che sono le sue enormi competenze e conoscenze, che ormai da più di 30 anni coltiva, vero? E quindi lui insegnerà proprio l'antroposofia di, di, di Steiner. E quindi noi siamo veramente molto, molto, molto felici, anzi, vi comunico già sin da ora quale sarà la prima lezione della LUX, dell'antroposofia di e sarà lunedì 11, bellissimo. Lux scrivono: Grazie, grazie. Elga, Elga Selvaggio, ho visto adesso un messaggio. Allora, lunedì 11 gennaio 2021, fantastico. Anna Laura, grazie. Eh, ma io lo sapevo che facevo una cosa molto gradita per voi, per quello che ho chiesto. A Tiziano, se voleva entrare anche lui nella LUX e insegnare eh, perché noi abbiamo bisogno di persone che hanno questa formazione e che quindi possano davvero eh, trasmettere eh, in modo mh, molto professionale e approfondito eh, questi insegnamenti. Perché eh, abbiamo bisogno tutti di essere confortati. Eh, da, degli, da, delle conoscenze e quando io dico delle conoscenze, perché ho sempre pensato, e eh, chi ha già seguito la Lux dall'inizio che è stata un, so, è un po' una mia creatura, la considero proprio come una, mi si considera un po'. Ma quando io dico faccio Tiziano, io dico che sono il ghost rettore della Lux, no? perché non mi, ci, non mi si vede però. <ride> Sono lì che cioè, l'ho inventata, sto a contattarvi, a parlare dei programmi, no? perché anche con Tiziano. Cioè, io mi preoccupo anche di vedere da un punto di vista didattico l'impostazione, quindi dei contenuti. Perché è importante ecco, questo discorso se noi vogliamo davvero trasferire delle conoscenze e delle informazioni di in un certo livello. Quindi le persone, secondo me, devono avere l'opportunità di poterle studiare, di poterle conoscere, di vedere con. Quelli che sono apprendere quelli che sono i fondamentali dei percorsi nella spiritualità che l'uomo ha fatto nella storia, no? Tiziano, questo è importante. Che, cioè, poi ognuno esplora eh, ciò che più gli risuona meglio dentro, però intanto l'incontro, la conoscenza, dopo uno sceglie, e intanto eh, questo è un modo per incominciare a mettersi sulla strada, sul percorso, no? è farlo, vero? Eh, certo. eh. E quindi il nostro Tiziano Bellucci sarà eh, il nuovo docente della Lux. Per il prossimo anno si occuperà appunto di Steiner. Sì, per la sua. Sì. Possiamo dire che sarà un appuntamento mensile che durerà sì. fino a luglio. Penso, fino a luglio abbiamo già tutto il calendario una volta al mese. Eh, voi potrete seguire le lezioni di mm -hmm. Tiziano. Io ti ringrazio tanto perché no, no, certo, hai accolto certo. la mia richiesta e hai creduto in questo, in questo progetto, sono sicura che è un piacere, bello. Allora, lavoriamo. Iniziamo, sì. iniziamo. Certo, allora, sì. dunque, questa sera iniziamo questo mh, percorso sulle 13 Notti Sante, quindi sì. inizierei ecco, a introdurre eh, sì. la copertina. Ecco, sì, allora, immaginiamo subito, facciamoci questa immagine che non è un'immagine molto nota, no? Sì. Eh, che la notte del 25, ogni anno, accade una riunione in un luogo segreto. Probabilmente in centro Europa, dove in un sotterraneo, in, una, in un ambiente esoterico, si ritrovano eh, 12 personalità, 12 maestri, sono i cosiddetti maestri della loggia bianca, non è una massoneria. Sono, sì, i, sono sì, coloro: sì, esatto. Sono coloro che in qualche modo sono riusciti a elevarsi al gradino angelico e sono angeli umani. Quindi hanno fatto il percorso che più o meno ogni uomo dovrebbe fare proprio perché si trova sulla terra, loro sono come stati chiamati: sono gli eletti, potremmo anche dire dodici eletti, e si tratta di sette individualità in carne ed ossa, che si reincarnano più o meno nello stesso secolo, non, ha, non, sanno, non hanno bisogno, non avrebbero bisogno, pensate, di reincarnarsi perché hanno già. Sono già arrivati al loro livello buddico, quindi sono già angeli, non avrebbero bisogno di reincarnarsi. Ma proprio perché appartengono alla loggia bianca cristiana della rosa croce, potremmo dire: adesso sveliamo anche questa cosa. E loro hanno scelto di continuare a eh, restare sulla terra anche se potrebbero godere del paradiso, del nirvana, perché eh, sanno e sentono che non possono essere felici se ci sono ancora degli infelici. E quindi noi siamo continuamente sotto, potremmo dire, sotto il controllo benefico di questi dodici esseri che ovunque danno, e espandono benedizioni, non sono esseri carismatici, non si avvolgono in mantelli, non sono maghi, sono persone comunissime, che però hanno raggiunto il livello angelico. Dicevo, sette sono in carne e ossa e cinque invece non si incarnano, rimangono, possono viaggiare. Eh, al di là del tempo e dello spazio, ecco, si incorporano, si incorporano all'interno di altri esseri. Par cioè può capitare casomai di incorporare un maestro e un maestro parla attraverso di noi. Ecco. E questi sette invece, che sono fisici, sono proprio fisici nel senso che vi hanno una vita regolare: cioè mangiano, vanno in bagno, dormono come tutti gli umani. Hanno anche una famiglia, forse. Due eh, operano eh, in Occidente, due in Oriente. Eh, due nel centro Europa e uno nel diciamo nel, nel, nel meridione ecco, del, del mondo. Ecco, sono sette maestri. Forse li, alcuni li conoscete di nome, vi dico qualche nome. Eh, Conte di Saint Germain, vi dico Cutumi, vi dico: uh, di Arion, Kutumi. Eh. Eh, vi dico il maestro dell'Alpiniano e dell'Altipiano. Vi dico eh, Ecco, il maestro dell'Alpiniano è la reincarnazione di Zarathustra, è Gesù di Nazareth Gesù di Nazareth che non è il Cristo però colui che in qualche modo ha eh, come offerto la sua biografia al Cristo si reincarna continuamente e poi c'è il cosiddetto maestro Christian Rosenkreuz che anche questo è, un, è una, è una, è una è, cioè sono tutti nomi che io penso che più o meno anche voi abbiate sentito qualche volta in qualche occasione no? ecco cosa fanno questi, set, questi 12 maestri eh, io dico questo perché ne parlo in un mio libro che si chiama eh, L'Arte della Libertà, no? C'è questa riunione in cui si ritrovano e vengono anche tre arcangeli, tre arcai, sono entità che governano i continenti che si chiamano Asia, Europa e America. I tre arcangeli che governano i continenti vengono a incontrare una volta all'anno i dodici maestri per sentire quanto l'uomo è diventato capace di diventare Dio. Di diventare angelo, quanto l'uomo si è liberato da se stesso, quanto l'uomo si è liberato dall'illusione, perché non è che la materia non esiste, l'illusione è credere che esista solo la materia, la materia e questa è la bella. grande illusione: credere che esista quindi, solo la materia, eh. e quindi gli viene la depressione adesso. Eh sì. eh, Ciò diciamo, che sta succedendo sul piano, è un effetto, è un effetto eh. automatico, quando, cioè quando in un essere divino. All'interno scatta un meccanismo per cui non riesce più a sentirsi tale è normale che c'è un oscuramento della coscienza, e quindi l'oscuramento è la depressione, no? la tenebra è proprio la depressione. Certo. Il chiamato mare oscuro, il mare oscuro, come viene definita il mare oscuro, certo. Sì. Bene, e quindi in questa notte. Ecco, in questa notte eh, si fa il resoconto dell'anno passato, di quello che è stato. Eh, sarebbe interessante vedere cosa diranno di quest'anno. Io sono convinto che eh, saranno entusiasti per quello che si è mosso, nel senso che avranno detto, mamma mia, quest'anno è stato un anno in cui ci sono state delle occasioni infinite per poter appunto brillare nella tenebra. Perché mm -hmm. si dice, no, brillare nella tenebra vuol dire diventare un illuminato. E quando uno diventa illuminato non, non gli manca poi molto per diventare angelo. Il problema è che per accorgersi che dentro di noi vi è la luce, bisogna che vi sia la tenebra completa. Non a caso eh, arrivano le malattie, arrivano i mali, arriva il Natale. Nel, perché il Natale arriva nel periodo più buio dell'anno, nel periodo più freddo? Perché rappresenta proprio il momento di crisi dell'essere umano. Cioè ogni volta che noi. E abbiamo eh, sperimentato di essere al buio completo, di essere nel, nella solitudine più completa. Per noi stava arrivando il Natale e noi lo viviamo anche adesso: questa malinconia, questa tristezza, questa sensazione, perché in realtà quando si sta per partorire ci sono le doglie e si piange, sono lacrime di gioia. Però una mamma quando sta per partorire sente dei forti dolori. Noi tutti quando siamo in prossimità al Natale, quando ci stiamo risvegliando, eh, ovviamente sentiamo dolore, dolore non fisico, dolore animico. Però ovviamente se nasciamo poi il dolore passa. È ovvio che non si nasce sempre a Natale. E uno può nascere anche in febbraio, in marzo, in maggio. E dipende da quanto lui riesca a sviluppare. E stasera... Eh, dicendovi questo, questa riunione, questa riunione in realtà vorrebbe dirvi eh, umani, eh, noi ci siamo, noi siamo al botto, non crediate che le cose accadano per caso, se arriva una pandemia non arriva per un caso, perché è uno scienziato pazzo, perché è una multinazionale o perché qualcosa, no, questi sono tutti sciacallaggi che si sono poi uniti, la pandemia arriva perché dietro c'è un piano più ampio. E questo piano, adesso non, è, non ci sarà, non, penso che non ne, ne possiamo talmente poco di parlare di queste cose che non ne voglio parlare neanche io, però queste entità che si ritrovano a Natale sicuramente valuteranno l'avvenuto e da lì praticamente si prenderà una direzione che sarà risolutiva. E, diciamo, si ritornerà, sono tornati a casa, coloro che dovevano tornare a casa, il grande ritorno, sono tornati a casa. E adesso basta, non si torna più a casa per quello, si torna a casa per altri motivi, perché tutti prima o poi torniamo a sì, casa. Per certo, però c'è chi decide di tornarci in un certo modo e chi ci torna in un altro. Ecco. Ecco. E questi esseri sicuramente adesso a, ci danno la possibilità in questo periodo santo del Natale di poter avere un'anticipazione di ciò che accadrà l'anno prossimo. E quindi stasera io adesso vi vorrei dare una chiave, diciamo, di lettura per, per come fare. Sapete che siamo tutti alla ricerca di notizie. Ecco, di positivo di tutto quello che è accaduto, io penso che una cosa ci sia stata, ed è stata quella in cui mai come in questo momento siamo riusciti a ricercare la verità non attraverso le notizie, ma facendoci una nostra opinione. Abbiamo visto quanto la verità... Non esista, quanto sia possibile, impossibile trovarla, no? E quindi abbiamo dovuto prendere tanti pezzi di verità e cercare di farci una nostra opinione, ecco. C'è la possibilità adesso, in questo periodo, però ovviamente dobbiamo cercare di impegnarci e di seguire dettagliatamente le istruzioni per poter vedere cosa accadrà. Io adesso vi faccio una confidenza perché eh, ci tengo, perché è inerente, no? Adesso non mi faccio sentire. E la registrazione perché io di solito quella pratica che vi, vi mostrerò si tratta di annotare i sogni e fra i sogni che io ho fatto l'anno scorso e lo feci proprio il 26 dicembre che corrispondeva a marzo diciamo e fece un sogno adesso lo posso raccontare perché tanto non è, sì. non è una... e poi vi spiegherò anche come cercare di interpretare i sogni io sognai e io questo sogno questo, questa diciamo questa registrazione l'ho riletta un mese fa quindi non mi ricordavo neanche più di aver fatto questo sogno no e voi dovreste casomai registrarvi il sogno annotarvelo adesso vi spiegherò meglio beh in questo sogno io vedevo una strada dove sfrecciava un'automobile eh, molto veloce ma molto eh, molto anche potente una macchina rossa molto quasi una ferrari potremmo dire però era molto paurosa perché eh, sbandava Sbatteva contro altre macchine, faceva danni, diciamo, distruggeva tutto quello che si muoveva. Poi a un certo punto, questa auto rossa si ferma, che distruttiva, e scende dall'auto un cinese, curioso, no? Nel senso che non potevo pensare che, che poi sarebbe venuto, e questo è accaduto il 26 dicembre. Ancora non si parlava né di cinesi né di, né di rosso né di, di virus, ecco. Perfetto. Poi ci sono altre cose che sono avvenute adesso non è caso di raccontarle. Però vedrete che se voi portate attenzione a ciò che prima farete, perché da per notare che adesso noi entriamo in questi giorni santi, non è importante solo quello che sogniamo, è importante anche quello che facciamo. Perché, siccome abbiamo un libero arbitrio, e sarebbe bene che il nostro libero arbitrio lo usassimo per creare meno danni possibili. Perché quello che facciamo in questi e 14 giorni, questi giorni diciamo sono 12 giorni diurni e 13 notti si rifletterà, vedrete nell'anno futuro, adesso cerchiamo di capire, così come quello che noi sogneremo ci mostrerà in anticipo quello che accadrà nei mesi a venire bene io volevo far vedere, dunque aspetta non so se ti serve questa eh... ah, Questa è una panoramica, mm -hmm. le abbiamo già un po' detta ecco di quello che abbiamo detto adesso. sul fatto che Ecco perché se sì, avevamo sì. fatto un po', io direi di passare, alla... sì. vuoi che mettiamo l'immagine che riguarda la successione, cioè della chiave? Sì, possiamo vedere, allora, eh. Eh, casomai possiamo, sì, adesso casomai non c'è bisogno che esce, possiamo tenere lì, poi dopo la mostriamo più forte. dopo. Sì. Volevo dirvi che eh, è imp... perché ci sono questi giorni, perché sono così importanti questi giorni? Eh... Giorni che vanno da Natale all'Epifania, no? Perché in realtà questi giorni hanno a che fare con qualcosa che tutta l'umanità rivive. Ed è un periodo molto particolare perché si aprono i mondi spirituali i mondi spirituali ci fanno come ci danno un'anticipazione di quello che sarebbe se noi fossimo chiaroveggenti. Quindi, in realtà, noi di notte voi ve ne siete già accorti. Avete visto che in questo periodo sognate di più, non c'è bisogno che ve lo dica io, siete più ricettivi. Siete più ricchi, vi ricordate di più i sogni. Per chi può ricordarlo, però l'intensità del sogno è più, è più vivente, ecco perché in questo periodo dell'anno è più favorita l'attività chiaroveggente, che tutti in modo latente abbiamo più o meno, no? Ecco, in questo periodo, in realtà, adesso questa cosa non l'ho detta negli altri incontri, però è bene che la diciamo, se permetti, Anna. Sì, certo. E è il mistero del 24 dicembre. Il 25 c'è questa riunione. Ma il 24, in molte eh, tradizioni, mh, non viene festeggiato come il Natale. Il Natale, in molte tradizioni, eh, per esempio in slave, si festeggia il 7, il giorno dopo del 6 gennaio, non il 25 sì, dicembre. Sì. È vero? Sì. Vuole certo. dire sì, ma perché? È un capriccio. No, perché in realtà prima si festeggiava sempre così, poi a un certo punto hanno deciso di eh, eh, anticipare il Natale al 25 dicembre, ma per un motivo importante, perché va come a coincidere con ciò che è la storia dell'umanità. Proviamo a metterci in questa prospettiva. In molti calendari nordici, ma anche italiani, del, del, degli anni 60, adesso... Ritrovare i Santi sul calendario si fa fatica, anche perché stanno togliendo via tutto, sì, ci cioè togliendo... sono i numeri. Sì, non sì. Più. Cioè, sì. bisogna andare dal verduriere, dal parrucchiere, e... che fa ancora il calendario, magari con i santi, se no. Perché adesso contano i, contano i numeri, ecco. Eh. Certo, certo. Però nel... se andiamo a vedere adesso, ancora al nord Europa e negli anni 60-70, il giorno di. Del 24 dicembre aveva due santi speciali. Pensate, Santo Adamo e Santa Eva. E uno dice: Ma che, che strano, proprio il 24 è Santa Adamo e Santa Eva, ma come mai? E Steiner ci dice eh, perché? Perché simbolicamente, il 24 dicembre simbolizza il giorno in cui Eva e Adamo vengono tentati nel giardino dell'Eden. Quindi sapete. C'è il momento in cui c'è la caduta e quindi viene mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E il 25 dicembre è il giorno in cui eh, Adamo cammina nel giardino e Dio si accorge che ha mangiato del frutto e lo scaccia insieme a Eva dal paradiso. Il 25 dicembre è il giorno in cui Adamo, l'umanità, nasce sulla nasce terra. E la nascita dell'umanità, è l'incarnazione dello spirito umano sulla Terra. Eh sì. E quindi eh, adesso è ovviamente, sembra di parlare sicuramente di qualcosa di extraterrestre, perché non se ne parla mai così, però è come se nell'epoca Lemurica, sto parlando di migliaia di anni fa, la primo, le prime eh, razze umane che prendono una forma fisica dopo essere stati tentati, essere stati come. In, Inglobati dall'entità luciferica, voi sapete che la vicenda del mangiare la mela è, è soltanto simbolica: non c'è stata nessuna mela, non c'è stato nessun serpente, ma c'è stata una potenza di fuoco luciferica che è entrata all'interno delle anime umane e ha cominciato a operare dentro all'anima affinché si distaccasse dal mondo spirituale. Ovviamente ha portato dei vantaggi, ha portato un pensare autonomo, è una libertà, è un libero arbitrio, però questo ha pregiudicato la possibilità di continuare a stare là, infatti ci hanno cacciato, ma non è che ci hanno cacciato perché stavamo antipatici o perché avevamo mangiato, no, perché non poteva accadere altrimenti, cioè non c'è stato un reale peccato, l'umanità doveva incarnarsi e ha cominciato a vivere sulla terra in un corpo, si potrebbe dire simbolicamente il 25 dicembre. Ecco, cosa accade? Ogni giorno che passa, 26, 27, 28, noi dobbiamo immaginare che siano come i millenni dell'umanità. È l'umanità che si incarna, le nostre vite, noi ci reincarniamo ogni 500, 600, ogni 800 anni, quindi possiamo avere dietro di noi 30 reincarnazioni. Siamo venuti già 30 volte sulla Terra, possibilmente. E ogni volta che siamo venuti sulla Terra siamo morti, siamo andati nel mondo spirituale, eh, abbiamo rielaborato la vita. Appena trascorsa, abbiamo rivisto il dolore che abbiamo procurato, le gioie, abbiamo visto i frutti di questo e tutte queste vicende sono come ciò che accade anche adesso, come ecco in questi giorni. C'è cioè, questa pesantezza che noi sentiamo da Natale in poi, è perché in realtà questo è il vissuto dell'umanità. È come se noi sulla nostra eh, groppa animica portassimo la croce di tutte le nostre incarnazioni, quindi sentissimo il peso di tutta la fatica che finora abbiamo fatto per, essere, per diventare uomini, perché diventare uomini è faticoso, la fatica di diventare uomini è, è, una, è un fatto Erculeo. noi potremmo anche dire che le dodici notti, i dodici giorni santi sono le dodici fatiche di Ercole, sapete che Guarda che strano, no? Sì, è bella questa interpretazione. È come se in realtà ogni fatica di Ercole fosse un millennio, un avanzamento, due, tre, quattro incarnazioni, 30 reincarnazioni sono 12 fatiche di Ercole. Ecco, cosa succede? Che quando si arriva al 6 di gennaio, è come se in realtà simbolicamente arrivasse il momento in cui l'umanità diventa uomo, diventa angelo, potremmo dire, ce la fa. Quindi si intravede un'alba, una primavera che sta arrivando, che è la futura umanità, è quella che viene chiamata la città di Filadelfia, la città in cui l'umanità sarà diventata fraterna. E il 6 gennaio, che si chiama l'Epifania del Cristo, è anche l'Epifania dell'essere umano, l'essere umano che diventa veramente uomo, si accende della luce diciamo che è la luce divina che noi portiamo dentro e si manifesta nel mondo come essere divino. Quindi è tutto questo, noi lo viviamo nel nostro subconscio come qualcosa di reale, perché adesso noi adesso possiamo vedere in anticipo ciò che accadrà e, e operare, perché tutto questo fa parte del, del, di un ciclo dell'umanità, è come se l'umanità, come se il tempo fosse come ripercorso in questi 12 giorni. Quindi cosa possiamo fare, Anna? Possiamo vedere un attimo come, come lavorare su questo? Sì, sì eh? un attimo solo perché c'è sì. un problema tecnico che non mi fa. Ah, si è bloccato? Eh sì, si è bloccato, si vede qui. Ah, che... è vero, sì, sì, ci siamo mandati via, si è offerto, abbiamo mandato via, non riesco più a, a rimetterlo. Non si è bloccato no, adesso. Aspetta, che vediamo ci io so, penso, ci, no, ci siamo adesso. Sai, era praticamente, era, dovevi solo riavvolgere la pagina. No, no, no. riavvolgi la pagina di Facebook no, ci no. si vede. No, adesso, adesso si vede, ma perché prima avevo un'impostazione diversa. Va bene, allora, allora adesso io faccio così: ti metto, sì. ti metto, aspetta, un attimo, solo esco un momento così vi lascio. Sì, adesso io eh, quello che vi voglio dire è che praticamente quello che eh, noi adesso andremo a sognare ogni notte dovremo annotarlo, possiamo annotarlo in un, in, un, in un blocchetto oppure anche registrarlo. Personalmente io preferisco proprio al risveglio, quando ancora non ho acceso la luce, prendere il registratore e registrare con l'audio quello che è stato sognato. Tenete presente che voi potete anche svegliarvi durante la notte e sognare. O se fate di solito un sonno solo, beati voi, al mattino potete ricordarli. Ci sono persone che non ricordano i sogni per il fatto che il sogno è possibile ricordarlo solo nell'attimo del risveglio, perché tutti sogniamo, però ci sono alcune persone che dormono bene e quindi è buon segno per loro, non si ricordano i sogni perché non si risvegliano mai durante il sogno. Se queste persone puntassero la sveglia, mettiamo alle 4 o alle 5. E in un orario in cui non si svegliano mai, sic sicuramente avrebbero l'esperienza del sonno. Allora, questa chiave che io vi do è praticamente la corrispondenza di ciò che noi nella preveggenza possiamo immaginare di vedere, di sapere. Ciò che sogneremo il 24 dicembre eh, corrisponde in immagine a ciò che accadrà in gennaio, ciò che sogneremo il 25 a ciò che accadrà in febbraio. E ciò che ah, io vi parlo delle notti, la notte del 24 a cavallo fra il 24 e il 25, a cavallo del 25 e il 26, noi dormiamo. Ecco, se ci fate caso, a partire dal 24 dicembre si comincerà a, a avere questo, questa anticipazione. Ovviamente saranno in chiave simbolica, noi dobbiamo reinterpretarla un po' come ho fatto io con la macchina del cinese. Non c'erano pandemie, però era una, una traccia che qualcosa che avrebbe causato del danno ecco e se vedete il 5 gennaio che è l'ultima notte santa vi è una panoramica totale dell'anno mentre ogni giorno è corrispondente a un mese per esempio il 24 gennaio e il 4 gennaio e dicembre il 5 gennaio vi farà vedere una panoramica di tutto l'anno ecco io però vorrei anche eh, adesso con con anna eh, se rientra e ecco. eh, anche aiutarvi per poter perché non è che uno deve soltanto perché a noi magari ci bastasse far questo noi dobbiamo anche fare un lavoro adesso eh, per cercare di sostenere tutto questo perché eh, ne va anche del nostro futuro cioè se noi questi giorni che arriveranno li passiamo ehm, in lockdown, nella tragedia e nella, nel menefreghismo assoluto, riempiendoci di film, di videogiochi o di, o di, di qualsiasi cosa, commettiamo un errore perché in realtà dovremmo usare invece questi giorni massimamente per fare questo tipo di esperienza. Quindi non si tratta solo di annotare i sogni, ma si tratta di avere un atteggiamento durante il giorno che è un atteggiamento animico che poi dobbiamo portare nel nuovo anno e vedrete che. Adesso, eh, quando Anna ce la mostrerà, c'è uno schema, quello degli angeli e delle gerarchie sì. in cui noi possiamo adesso predisporci e, e, e fare un lavoro proprio anche partecipare. Ecco, questo qua, ecco, sì, sì. Va bene. Vedere, eh? facciamo È un attimo una panoramica. esco un attimo. Sì, 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 fai pure, fai pure. Dunque, allora prendo anch'io. La mappa perché c'è qualcosa che volevo, volevo, volevo annotarvi. Ecco, vediamo un attimo se si vede. Ecco, perfetto. Voi vedete che qua praticamente c'è uno schema, no? Se riuscite a leggere, cercate di prende, entrare un po' in confidenza con questo. Ecco, perché eh, adesso io vi dirò cosa dobbiamo fare. C'è l'esercizio di una facoltà interiore che deve essere esercitata durante il giorno e che la quale però deve essere meditata la sera prima. Praticamente, cosa succede? Succede che il 24 dicembre, e quindi domani, vedete che c'è anche, ci sono pesci, uomini, acquario, angeli, ci sono le gerarchie legate allo zodiaco. No? Mm, noi dobbiamo cercare di metterci in contatto con certe forze che ci possono aiutare a in qualche modo mettere in atto un atteggiamento animico. Perché se noi non Praticheremo questi atteggiamenti e quindi avremo una vita assolutamente menefreghista e ci comporteremo peggio di quando siamo stati gli anni scorsi, semineremo nel nostro sangue qualcosa che andrà poi a germinare l'anno prossimo e produrrà del danno. Quindi noi dobbiamo cercare moralmente di vivere il più possibile con uh, un atteggiamento moralmente ed eticamente eh, allineato e potremmo dire anche. Armonicamente inserito in queste qualità, perché così allora riusciamo poi a predisporre il futuro in modo giusto. Noi abbiamo un libero arbitrio, è vero, non è vero che è tutto scritto. Una parte di ciò che viviamo è scritta, e anzi, credetemi, in gran parte è scritta. Però c'è un'altra parte che eh, è al nostro, a nostro piacere, ci può fare come eh, portare in, in strade errate. Noi con l'arbitrio magari facessimo del bene, anzi l'arbitrio ci è proprio dato per quello, per cercare di interpretare, per lavorare al vantaggio del bene. Noi invece di solito l'arbitrio lo troviamo e lo usiamo eh, per fare del male. E nel male. E, quindi queste intonazioni animiche che adesso andremo a approfondire, noi dobbiamo cercare di coltivarle perché sono dei propositi allineate alla volontà del cosmo, delle gerarchie che ci accompagneranno in quel giorno, che noi sentiremo come presenza, che aiuteranno noi e l'umanità a poter fare quel salto che ci viene chiesto, perché di fatto c'è da superare una soglia e questa soglia deve essere superata, non può, deve essere superata in questo periodo, proprio a livello del, del solstizio d'estate. Ecco. Vediamo un attimo. Eh. In questo prospetto, quindi noi abbiamo l'umiltà, ho visto. Sì, sì, adesso infatti io volevo prendere un attimo perché oggi, proprio oggi avevo preparato un PowerPoint che adesso non, non riusciamo a mostrare perché diventa un po' complicato, allora, però c'è una, una descrizione che vi volevo portare un po' più dettagliata e anche un po' più precisa, ecco scusate che la prendo, eh. ecco so, siamo qua. Allora, andiamo a vedere, noi eh, ci troviamo a domani sera, facciamo finta che sia il 24, no? E cosa si dice? Io il, il 24, prima di dormire, devo mettermi in meditazione, dovrò farlo ogni sera ma poco tempo: 5, 10, 15, quanto volete, quando volete può essere la sera, può essere il pomeriggio, purché voi riusciate a ritagliarvi qualcosa che in realtà dovrebbe diventare una necessità umana e, e meditare su quello che il giorno dopo sarà l'esercizio dell'umiltà. Ecco. Per fare questo noi dobbiamo chiedere aiuto alla costellazione dei pesci. Sapete che i pesci sono il simbolo dell'antico cristianesimo, no? E queste, questi pesci, questa costellazione dei pesci, eh, è in qualche modo collegata con l'archetipo del futuro, uomo angelo, cioè della gerarchia umana. Voi adesso vedrete che io enumererò. Tutte le gerarchie, angeli, arcangeli e archei, ma questa gerarchia di cui parlo il 24 dicembre siamo noi, siamo gli angeli del futuro. Quindi esiste già un archetipo di umanità angelica e noi dobbiamo appellarci, quindi toglierci tutta la presunzione, l'egoismo e l'edonismo che abbiamo per essere umilmente uomini. E quindi il 25, la giornata del 25 noi dobbiamo cercare di conservare con noi il sentimento dell'umiltà. Soltanto che dobbiamo prepararci prima, la sera prima, dobbiamo cercare di prendere il concetto di umiltà e meditare su questa parola. Qualsiasi immagine riusciamo ad evocare, va bene, non c'è bisogno di andare a fare trattazioni eh, filosofiche. Vi faccio qualche esempio. È come se in questa notte l'entità del mondo spirituale le gerarchie insieme al Cristo stesso si avvicinassero e ci dicessero "Può la tua anima essere liberata, può essere salvata, può essere redenta da tutte le tue debolezze, da tutti i difetti e da tutte le tue passioni?". E qui dobbiamo come immaginare la stalla, per esempio, di Betlemme, dove c'è la completa umiltà e però lì nasce la luce. La voce del silenzio dell'anima che ci viene a insegnare e affermare con gioia il bene che troviamo in noi stessi, quindi cercare di trovare in noi quel bene che si trova soltanto nel, nell'umiltà. Quindi eh, immaginiamo di essere nel buio senza strade, ma di avere in noi la luce, quindi di poter illuminare. Questa è un'immagine di questa meditazione, ecco. Tutto bene, mi seguite? Eh? Questa vedete l'umiltà. Il 25 dicembre, la notte del 25 dicembre, invece, dobbiamo eh, meditare la notte, la sera, su un altro sentimento che sarà poi quello che avremo il giorno dopo, il 26. Così come tutto il 25, oddio, tutto sarà difficile, però in maggior parte dobbiamo cercare di essere umili. Non c'è bisogno che ci forziamo, perché tanto non dobbiamo essere umili tutta la vita. Per fortuna. Nel senso quel giorno però dobbiamo cercare di essere massimamente umili. Il 25 dicembre invece dobbiamo prepararci a quella che è l'accettazione del destino, affinché il 26 abbiamo questa predisposizione. Cosa vuol dire? Come si può fare? Ci si deve appellare alla costellazione dell'Acquario che è legata alle forze degli angeli, l'entità angelica, no? Tutti gli angeli che sono degli esseri umani, che sono custodi degli esseri umani, sono legati alle forze dell'acquario. E ovviamente eh, potremmo dire eh, che qua abbiamo un'altra immagine: noi dobbiamo cercare di pensare che eh, la nostra vita è riservata a essere egoistica, necessitata, oppure una vita dedicata all'umanità. Dobbiamo come immaginare un'aquila che va verso il cielo e, e se è arrivata a una grande altezza, è capace di osservare il suo volo e di osservare la terra. È come se noi fossimo capaci di riconoscere le leggi del destino, di capire che in realtà c'è qualcosa di più grande di quello che crediamo che sia nella vita, qualcosa che è il nostro destino. Ecco. Quindi l'accettazione di ciò che viene dal destino che può essere soltanto la cosa più bella e perfetta. Dopodiché vado avanti, eh, ricordatevi sempre che eh, dovete poi ricordarvi di annotare la notte prima, al, cioè al mattino quando vi svegliate, i sogni che fate. Ecco perché da un lato c'è questo mantenere eh, gli stati d'animo durante il giorno, ma di notte dobbiamo anche eh, essere attenti a ciò che sogniamo. Ecco, nella terza notte santa, a cavallo del 26 e 27, quindi... Per il giorno del 27 dicembre dobbiamo appellarci alle forze degli arcangeli collegati con la costellazione del Capricorno. Ecco, eh, i sogni che noi abbiamo fatto, che facciamo dal 26 al 27, hanno a che fare col mese di marzo, così come il 25 e 26 il mese di febbraio, e il 24 e 25 il mese di, di gennaio. Ecco. Eh, posso dirvi una cosa, Tiziano? Prego, prego, certo. Eh... Vogliamo un attimo rifare il focus. Eh, a proposito di focus eh, su come prepararsi, cioè quando mm -hmm. hai detto prima, cioè alla sì. sera, cioè dobbiamo creare un tempo sì. nostro ecco, di isolamento, quindi ehm, bisogna cioè, ricercare un silenzio interiore, presumo, no? Sì, no, adesso io infatti ho, hai ragione, perché io ho dato per scontato che qualcuno lo sappia già fare, ma non è. In realtà noi siamo così disabituati a farlo, che anzi, è già difficile fare silenzio. Ecco, importante spiegarlo. Non no, hai ragione, è ovvio che eh, dovremmo cercare di addestrarci eh, ad avere un pensiero, non dobbiamo svuotare la coscienza, dobbiamo riempirla di questo sentimento. Però è anche vero che la nostra coscienza vuol pensare quello che gli pare, quello che gli conviene, soprattutto quello che gli piace, e eh, pensare all'umiltà non gli piace pensare alla citazione del destino non gli piace. Quindi si tratta proprio di sottoporsi per 10-15 minuti a, un, a una meditazione. Meditare, eh, ringrazio Angela, Anna, scusa, non so perché Angela, forse in un'altra vita ti chiamavi esatto. Angela. Eh, sì. Stavamo parlando di Angeli, poi sai io eh, con gli vero, angeli, sì. Ho fatto qualche cosetta da vent'anni eh, a infatti, infatti. <ride> con gli angeli, sì. Eh sì. No. Io con gli arcangeli, comunque eh, va bene, sì. non è questione di rango lo no, dicevo, la meditazione, è ovvio che non abbiamo parlato, la meditazione è prima impararsi a concentrare, perché se uno non sa concentrarsi non può meditare su nulla, perché la concentrazione eh, ci introduce alla meditazione, quindi dobbiamo prima eh, cercare di indirizzare il nostro pensiero verso una, un solo pensiero, quindi cercare di eliminare tutti i pensieri che si presentano. Vi dico un attimo come faccio io, io cerco di immaginare come facevo l'immagine di Gesù nel Tempio: no? questo Tempio pieno di colombi, di venditori, di, di, di cambiavalute, di, di pecore. E prendere la, la, la frusta di cordicelle e cacciare tutti fuori, come ha fatto Gesù: Cioè, Gesù, andate fuori dal Tempio del Padre, dalla casa del Padre mio e scaccia via tutti. Cosa vuol dire? Mandare via tutti i pensieri, i pensieri sono le colombe. I buoi sono gli istinti, i cambiavalute possono essere qualcosa legato al sentimento. È come se lui cacciasse fuori tutto quello che non deve stare dentro il corpo. E quando abbiamo cacciato fuori tutto dentro a questo tempio, ci dobbiamo essere solo noi. Ecco che quando siamo da soli, allora possiamo cominciare a meditare. Ma non è che dico adesso scusate un attimo, vado un attimo a meditare sull'umiltà. Eh no, non funziona così. Prima dobbiamo cacciare fuori tutti quelli che dentro di noi non sono umili. Adesso non quelli che sono in casa, quelli in casa, poverini lasciamoli lì, ci studiamo in una stanza, e poi cacciamo fuori tutti i venditori di colombe, tutti i venditori di buoi, i cambiavalute, gli strozzini. Tutto quello che in noi è automatismo è pensiero astratto deve uscire. E noi dobbiamo cercare di immaginarci in una stanza vuota, e in questa stanza vuota, noi adesso pensiamo solo a ciò che vogliamo. In questo caso, come diciamo il 24. Pensiamo al sentimento dell'umiltà. Lo so che non è facile meditare su un concetto universale, perché l'umiltà subito uno comincia a pensare all'umiltà, dunque sono umile, vuol dire eh, essere buono, essere bravo, far finta di essere bravo. No, noi dobbiamo proprio cercare di umile, umiltà ci faccia sorgere un'immagine, come per esempio l'accettazione del destino. Cosa vuol dire meditare sull'accettazione del destino? Soprattutto bisogna pensare che il destino è qualcosa di grandioso, di qualcosa che noi abbiamo scritto prima di nascere e quindi è qualcosa che per noi è molto importante. Non, dobbiamo, non siamo schiavi del destino perché l'abbiamo scritto noi. Quindi accettare il destino vuol dire anche ricordarsi del destino, quindi avere fiducia nel nostro destino che è la cosa più bella e migliore che ci possa capitare. Quindi tutto il giorno vivere con questa sensazione di pace, di protezione, perché il destino in qualche modo è la cosa più bella e meravigliosa che noi abbiamo. Ecco Tiziano, scusa se eh, faccio questa domanda, sì. eh, mh, proprio in riferimento a quello che tu hai detto giustamente prima, cioè il destino l'abbiamo scritto noi, però non tutto quello che noi viviamo, cioè no, saremmo solo degli automi, automini. Ecco, so. certo, sì. eh, avremo questo grande burattinaio che è il destino, noi siamo qua a eseguire ecco le cose. E invece come dicevi giustamente tu prima, come anch'io appunto eh, sostengo eh, con molta fermezza la responsabilità del libero arbitrio, cioè noi possiamo poi generare delle cose nel nostro destino che non avevamo scritto, ma che attraverso l'esercizio del libero arbitrio abbiamo generato, no? Ecco nella Vita, quindi sì, sì certo, proprio così. accettazione del destino. Quindi, una meditazione, una preparazione all'accettazione un del destino, vuol dire anche cioè prendere consapevolezza anche del fatto che certe cose, che magari sono nella nostra vita, sono una conseguenza di una nostra scelta. Quindi, accettare gli effetti anche negativi e prendere consapevolezza ecco di questo, certo, no, sicuramente. E adesso è un discorso molto ampio io eh, sapete questi sono proprio universali cioè lavorare sull'umiltà bisognerebbe fare un seminario sull'umiltà sì. così come si potrebbe fare un, un seminario sull'accettazione del destino che già è brutta la parola accettare il destino perché sembra quasi eh, sì. una cattura una punizione no una sia fatta la volontà di dio già dire così è una sottomissione sì. e il problema però è del punto di vista cioè io non è che io accetto il mio destino quando non mi riconosco nel mio destino, ma se io il mio destino eh, mi accorgo che l'ho scritto io, non si tratta di accettarlo, si tratta di portarlo a compimento, si tratta di eseguirlo. Quindi la differenza tra eseguire il destino e accettarlo è che nell'accettazione io non, non so di averlo scritto, di avere, che è stata la mia scelta. Nell'esecuzione invece sono l'autore del mio destino un piano Quindi, di consapevolezza diverso, certo. Sì, è molto diverso. Se tutto quello che mi accade, io lo riconosco come qualcosa di santo, di benedetto, di saggio, di meraviglioso, anche se può sembrare brutto, se può sembrare terribile. No, io dico questo è ciò che mi deve che mi sono scelto per me stesso, è la cosa più saggia, la cosa che mi, mi fa crescere maggiormente è questa, non devo maledirla, anche se sento che è qualcosa di antipatico, qualcosa che non mi appartiene, io devo sentire che in questo destino c'è qualcosa che serve al mio sviluppo, nel bene e nel male. Ma ecco. ah, bella questa cosa, nel senso che è sì. giusto che anche tu mi fai queste domande, perché io a volte do per scontato che delle cose che invece sì, forse sì. non lo sono, ecco. Sì. Guarda, magari c'è tante persone che non riescono ancora certo, a. Certo, no, è vero. Sì, è ovvio che io mi rendo conto che ci sono anche persone che non. Non posso, possono anche non condividere quello che, vi, che diciamo anche perché molti dicono ma il destino ce lo scriviamo a noi, il destino non esiste c'è il caso e invece io vi posso dire che per quello che la scienza dello spirito ha da dire secondo la chiarovigenza di Udo Steiner è che il destino è immassimamente scritto ma per un 20% vi è un margine di libertà e certo. questa libertà noi la usiamo sempre per inventarci delle cose che non servono a nulla, che non servono a eh, anzi complicano, sono ah, interferenze. Eh, esatto, portano interferenza. Se invece noi usassimo questo 20% di libertà che ci è dato per produrre un karma positivo, un destino positivo eh. o per cercare di capire qual è il nostro destino, allora sì, potremmo essere molto più sereni, molto più felici, avremmo eh. molta meno paura. Ci sentiremo più fieri di noi stessi e fieri anche della nostra vita. Cosa c'è di più bello che accorgersi che io mi sono scritto questo destino perché avevo bisogno di tutto questo? E questo, certo, certo, avevo bisogno di tutto questo. Tutto ecco, questo io sì, Nella mia piccolezza, anche... sì. E c'è una nostra amica Anna. Anna sì. non dice come si fa a distinguere quello che abbiamo scritto nel nostro destino che è perfetto per noi e quello che. Abbiamo generato con il libero arbitrio che può essere per noi anche negativo. È quello che è la domanda che ti ho fatto io prima: cioè c'è una parte ah, che è, cioè, non l'abbiamo scritta? Ecco, eh, come dicevi tu prima, usiamo quel 20% eh, per generare, eh, cioè generiamo delle scelte che poi creano una sofferenza nella nostra vita, eh, e quindi lo stiamo util utilizzando male anziché utilizzarlo. Per generare appunto un avanzamento e un vissuto così nel bene con ecco, non nella sofferenza ecco sì, il bello della vita è proprio questo che se noi sapessimo tutto se sapessimo quello che dobbiamo fare non ci sarebbe la libertà e non, non ci fa non faremo nessuno sforzo il fatto che non conosciamo ci troviamo a venire spinti in una direzione che suscita in noi delle forze che possono essere svincolati si possono adunare in noi soltanto se viviamo in questa illusione credendo che non esiste il destino mentre esiste il destino però non c'è dato di saperlo allora non c'è dato di saperlo per tanti motivi il primo motivo è perché non, forse come esseri umani non ci piacerebbe perché ci verrebbe incontro non solo delle cose belle ma anche delle cose brutte sapete quando si va dall'indovino si dice sì dimmi le cose però solo le cose belle mm. e no se va bene, le cose belle sono proprio quelle che non ci fanno crescere, le cose brutte sono quelle che ci danno una spinta. Quindi, come facciamo a distinguerle? Questa è l'arte della vita, cioè è l'arte della forza. Solo se io sono forte e uso questo 20% di libertà per cercare di intuire quello che ho scritto e di ritrovarmi nei cannoni del mio destino, allora sono libero, che la libertà è quella, intuire è il mio destino. Non ci sono altre libertà provvisorie, ci sono illusioni di libertà. Sì, anche una, io penso che anche la libertà dalla sofferenza sia la, eh, la vera libertà, cioè per me la, libertà, la vera libertà è proprio la libertà dalla sofferenza, perché comunque quando tu riesci a liberarti dalla sofferenza vuol dire che hai già fatto un bel salto no? di, di consapevolezza, quindi stai già esercitando il tuo libero arbitrio per generare delle cose positive nella tua vita. no? Cioè, quindi, Penso che c'è un'altra domanda. Va bene, no? andiamo avanti prima, dopo facciamo delle domande. Sì, vabbè, Tanto Sì, Arriviamo a metà, poi esatto, la facciamo. Esatto, esatto. Ecco, adesso siamo sulla terza notte sante, in cui invece dobbiamo meditare sul mantenere saldi gli ideali. Cioè, cosa vuol dire? Praticamente, noi abbiamo degli ideali in noi che sono nel nostro inconscio che ogni tanto affio affiorano, no? E che ci però. Dai quali però veniamo depistati, veniamo se spesso tirati verso il basso, verso il materialismo, verso l'illusione, verso la paura e il caso. Ecco, noi dovremmo. questo è perché la mente viene condizionata dal corpo, il corpo ha delle esigenze che la mente non ha. Noi dobbiamo cercare quel giorno di pensare che noi abbiamo degli ideali di giustizia, di bellezza, di verità, di onestà, cioè che tutti questi ideali che fanno parte di noi in realtà sono testimonianza di un mondo spirituale che ci portiamo in noi, non è qualcosa che ci hanno insegnato a scuola, cioè questi ideali, questi universali umani fanno parte dell'essere umano ed è qualcosa, una testimonianza che vive in noi della, di una vita prima di questa, noi ci portiamo delle esperienze che sono quelle della giustizia. Come facciamo a credere nella giustizia se in qualche modo non ci colleghiamo con la giustizia? Come facciamo a, a avere il senso del bello se il bello non è in noi? Avere il senso dell'estetica, il senso della, della, della fratellanza? Tutti questi ideali, nell'antichità, venivano chiamati gli dei, cioè le dee, la dea della libertà, la dea della giustizia, la dea della bellezza, una volta si sapeva che erano arcangeli. E quando noi pensiamo alla giustizia, noi pensiamo alla dea della giustizia. Questo è un pensiero archetipico che in noi fluisce e ci dà il tono di cosa vuol dire la giustizia. Pensate, esiste la giustizia come essere, cioè l'essere della giustizia noi possiamo sentirla in noi perché respira in noi, la misericordia respira in noi, tutte queste idee che per noi sono soltanto astratte sono esseri universali attraverso cui noi possiamo come creare un collegamento. Ecco, noi dobbiamo pensare che questi ideali, queste idee che vivono in noi, sono esseri viventi, sono appunto arcangeli, perché sono gli esseri collegati con la costituzione del Capricorno, che ci forniscono la possibilità di poter avere questi ideali universali. Poi andiamo avanti. Nella notte 64... Il 27 e il 28 dicembre eh, ci sono le forze del Sagittario. E qui ci rivolgiamo alle forze invece dei principati. E qua dobbiamo meditare sul significato delle passioni e delle brame. E qua c'è da lavorare un bel po', perché qui dobbiamo cercare di pensare che ogni passione, che ogni animale che viviamo nella natura, sia una parte di noi stessi che in realtà rappresenta qualcosa che vive in noi. Quindi ci sono i bisonti, ci sono le tigri, ci sono i leoni, ci sono le volpi, ci sono gli sciacalli, le iene. Ogni animale rappresenta una brama, una passione che prima viveva in noi e adesso noi la vediamo anche nel mondo animale, si è come oggettivata, ma questo mondo animale è anche in noi. Siamo anche noi delle bestie, se vogliamo. Ecco, meditare su questo mondo delle passioni e tenerle a bada. Qual è la differenza fra un animale e un, anim e un uomo? È che l'animale, se vuole, può avere un controllo di se stesso e, non e può non farsi governare dalla natura. Questo non vuol dire che deve essere così, però questa è una differenza. L'animale è in qualche modo collegato sempre con la natura, l'uomo no, l'uomo può andare contro natura. Ecco, dobbiamo pensare che queste brame che fanno parte delle intenzioni divine, come fanno parte... Dentro gli animali, noi dobbiamo cercare di portarle a un governo indipendente. Così come la natura governa gli animali, noi dobbiamo essere capaci di governare le bestie e noi. Eh, diciamo, vuoi, vuoi spiegare ai nostri amici principati? Ah, sì, i principati. Adesso è ovvio che c'è tutta una gerarchia. Eh, hanno i nomi più disparati. Noi potremmo dire ci sono gli angeli, che potremmo dire sono gli esseri che eh, operano nella sfera lunare e sono i custodi dell'uomo. Gli arcangeli sono i custodi dei popoli, invece operano nella sfera di Mercurio. Ecco, i principati vengono anche chiamati arcai e sono i cosiddetti spiriti che abitano invece nella sfera di Venere e si occupano invece di dare impulsi all'umanità per quanto riguarda eh, le civiltà sapete il tempo degli antichi romani l'epoca caldea l'epoca persiana l'epoca indiana l'epoca romana ogni epoca in realtà era un impulso di un arcai che forniva eh, diciamo la, lo status di vita di quella civiltà quindi sono esseri eh, grandi quanto un continente ecco. principati vengono chiamati o arcai ecco. è una gerarchia cioè è una gerarchia eh. adesso noi le vedremo tutte se riesco vi posso anche dare una caratterizzazione ecco per esempio e... sì. eh. per esempio scusa scusa Tiziano stavi dicendo no 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 nel senso adesso andando avanti che insomma adesso io vi ho nominato gli angeli gli arcangeli e arche adesso che nell'altra giornata che è la quinta sì. quinta notte e dobbiamo invece lavorare con le potestà che le potestà sono collegate con lo, la costellazione dello scorpione, però operano anche attraverso il sole. Cioè, pensate che queste entità non sono entità alate, vero Anna? Sappiamo che gli angeli non hanno le ali, no? Ne parlavamo stamattina, no? Sì, è vero, gli Ma... angeli non hanno le ali, la prima cosa che e... mi hanno detto vent'anni fa. Neanche le, neanche le piume. Ecco. Neanche le piume, no, no. Cioè, però... sono entità in, in, incorpore e costituite di pensiero, è come... Se potessimo eh, pensare che esiste una forza pensiero indipendente, a un corpo fatto di pensiero, ecco, ma non è difficile farsi una rappresentazione di un angelo. Se voi pensate, per esempio, a uno sciame di uccelli che volano, sapete quando, eh, quando vediamo proprio dei nugoli di uccelli, queste forme che si che vediamo, in realtà è lo spirito di gruppo di quegli uccelli. Quel movimento, quella guida, è l'insieme degli uccelli è il corpo fisico di un'entità che non ha un corpo fisico, ma usa, in qualche modo utilizza gli uccelli per incarnarsi, per fare l'esperienza terrestre. Per esempio, si dice che gli angeli eh, usano le nuvole come loro corpo. l'acqua La, Il vapore acqueo che noi vediamo è il corpo fisico degli angeli. Come l'aria, invece, il vento, è il corpo fisico delle, degli, arcangeli. degli arcangeli. E il calore, la luce, è il corpo fisico delle arcai. Vedete che mi sposto in una sfera in cui non ci sono ci eh, sì. sono extraterrestri. È, un, è, una, è una rappresentazione diversa, ecco, quella che vi voglio portare. Ecco. Diversa, io sono convinta di questo, perché noi che abbiamo eh, come focus, io ad esempio ho un salotto extra, come lo chiamo io quando... Sì trattano certe tematiche come avremo adesso poi ehm, tra due salotti avremo di nuovo un salotto extra, sarà interessante l'ospite che noi avremo e, e loro parlano appunto dei de contatti no? quindi eh, con esseri di altre dimensioni però poi ci sono degli altri piani più elevati ecco quindi oltre a quelli ecco. No? c'è una distinzione anche certo se sì, sì, sono infiniti e sono miliardi di essere eh, eh. non voglio prendere cioè, non, vorrei continuare il nostro cammino eh, certo, no, no, vabbè. di nuovo qui i nostri amici possono vedere mm -hmm. Dunque, siamo arrivati alla, alla quinta Notte Santa e una, dobbiamo compiere una meditazione avvelen, avvalendoci delle forze, della podestà che vengono chiamati anche Elohim, vengono chiamati exusiei, vengono chiamati anche spiriti della forma. Sono gli esseri che operano soprattutto eh, attraverso il sole, attraverso l'astro del sole. Quando noi guardiamo il sole, in realtà vediamo la gerarchia delle podestà. E dobbiamo. In questo caso lavorare sulla trasformazione della positività e dei pensieri positivi, quindi cercare di purificare in modo consapevole il nostro pensiero, ecco disciplinarlo concentrandosi sulla positività e in qualche modo, come vedere: non, non vuol dire diventare incapaci di vedere il male, negarlo, cioè vuol dire vedere il male, vedere l'oscuro, ma come racconta una leggenda. Siriana del Cristo, e cercare di vedere il bello dove c'è. E si racconta, e io ve lo dico perché può essere utile per la meditazione, che i discepoli camminavano con il Cristo e a un certo punto vedono sulla strada una carogna morta di un cane che era in avanzato stato di decomposizione. Allora, quindi tutti si ritraggono perché non era una bella vista. Invece, il Cristo si avvicina, osserva il cadavere del cane e dice: Che bei denti aveva questo cane. Vedete che lui porta l'attenzione su qualcosa di bello, perché tutto è brutto, però i denti erano belli. E questa è una cosa che noi dovremmo cercare di fare, e il 20, in questo caso il 29 dicembre, portare un atteggiamento di vedere il bello, il buono delle persone. Cioè, cosa vuol dire incontrare le persone e... Anche se sono antipatiche, avrà una cravatta be bella, avrà una voce bella, avrà una pettinatura bella, una macchina bella, qualcosa di bello e di buono deve averlo. Ecco. Quindi l'intonazione della, della, diciamo, della giornata. Ecco, facciamo ancora una, una meditazione. Poi, casomai, se c'è qualche domanda possiamo cercare di rispondere, ecco, Anna. Va sì. bene? Sì. Sì. Ecco, nella sesta notte santa, quindi la notte del 29 eh, il 30 dicembre quindi noi dobbiamo cercare di meditare su quelle che sono invece le inclinazioni legate al nostro temperamento, al nostro carattere. E anche qua c'è da ridere, perché, perché le brame, le passioni, gli istinti non sono il temperamento, perché il temperamento è quella capacità unica e ripetibile che ha ogni, es ogni essere umano lo differenzia. Casomai tutti sono, eh, potremmo dire, gelosi. Ma non tutti sono gelosi nello stesso modo, non tutti sono capaci di esprimersi, di camminare, di avere la voce, di avere lo sguardo. Ecco, dobbiamo cercare di pensare che il nostro carattere non è vero che, che lo dobbiamo imporre agli altri così com'è. Cioè, chi dice io sono così, non cambio più, è finito, è morto. Quando qualcuno ci dice questo, vuol dire che vuole morire. Perché in realtà noi dobbiamo sempre pensare che possiamo diventare meglio di quello che siamo. Non siamo sulla Terra per essere quello che siamo, no. No. Se c'è qualcuno che vi dice, ah ma perché in realtà devo trovare qualcuno che mi asseconda, che mi, mi fa sentire me stesso, va bene me stesso, ma non che non mi, non mi aiuta a diventare migliore perché se no eh, che ci stiamo a fare sulla terra se rimaniamo come siamo venuti quindi meditare su quello che è, poi se c'è un attimo di tempo vi vorrei dare anche la possibilità di come farsi un dono a casa Anna se ti ricordi è sì. come farsi un regalo speciale ecco fare a noi e agli altri un regalo speciale per il natale ecco sconsigli sì. per gli acquisti ecco sì, bravo quindi per i regali. Sì, quindi praticamente la trasformazione delle proprie inclinazioni di temperamento dovrà essere quel giorno, il 30 dicembre, cercare di essere attenti al nostro modo di essere, di fare e vedere nel nostro modo di camminare, di rispondere, nelle parolacce che diciamo, la possibilità di mutare qualcosa di noi. Ecco, Anna, se c'è qualche domanda adesso che affiora... Dunque, di domande ce ne sono parecchie, ci sono alcune anche, cioè affermazioni. Adesso dovrei eh, tornare indietro perché, ad esempio, eh, sì, sì. c'era una nostra amica. Ecco, eh, Graziella, Graziella Tucci, ad esempio, le dice, ma la dipendenza affettiva negativa va accettata per destino quando si è dipendenti da un punto di vista affettivo eh, da persone. Quando lei dice negativa è perché è una relazione che, mh, 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 no, non credo. Se è una dipendenza che, eh, ci, dà di crescere, una dipendenza che eh, ci dà opportunità di crescere, va bene. Se è una dipendenza che ci fa morire e ci fa anichilire, non è una dipendenza a cui noi dobbiamo sottostare. Dobbiamo Tutti mm. Non si può, cioè, eh, ci può essere qualcuno che ci fa una tortura, però la realtà. E siamo diventati più forti dopo questo se invece siamo diventati depressi ci siamo diventati di un colore più oscuro e, e viviamo nella depressione non possiamo esprimerci questa persona ci impedisce di esprimerci di essere noi stessi e quindi ci blocca e allora una dipendenza che secondo me è meglio togliersela sì, c'è una domanda anche questa, eh, Monia, Monia Rui, che dice quando però si perde un figlio è difficile accettare di avere deciso questo destino. Ecco, questo è un argomento molto interessante. Anche certo. perché Noi abbiamo parecchi genitori che hanno perso i figli, che seguono Focus. No? Quindi eh, l'accettazione, l'accettazione della morte di un figlio come qualcosa che noi abbiamo scritto. Sì. È non è, forse si può vedere in un altro modo, invece che usare la parola accettazione, potremmo dire il sacrificio che il figlio compie per noi, perché un figlio che se ne va ci, ci porta a una grande prova. Vincere noi. E quindi è, siamo noi che dobbiamo poi lavorare. Quando c'è qualcuno che è ammalato, pensiamo sempre, non pensiamo mai che in realtà la cosa riguarda anche noi, non pensiamo che quando uno se ne va la cosa... È perché lui se n'è andato per offrire a noi un'occasione di sviluppo. Cioè noi possiamo crescere soltanto quando ci arrivano queste botte, questi colpi di destino. I colpi di destino. Pensate come può essere. Adesso io non voglio generalizzare perché ogni destino è diverso, non si può mai dire che è così per tutti. Però un figlio che se ne va, in realtà è un figlio che ha deciso insieme a noi di sottoporci a una grande prova. E quindi, quando siamo scesi sulla Terra, lui. E ci ha detto, guarda, che io ti darò questa prova e tu ti sei sì, pronta perché è una grande occasione per te. Poi, quando lo incontreremo nell'aldilà, quando intorneremo, sicuramente lui sarà fiero e sarà dispiaciuto di averci creato il dolore, però sarà fiero di averci visto eh, crescere. Sì, e, e, vorrei aggiungere che per i nostri amici, che soprattutto anche perché insomma, girando nei convegni si incontrano appunto parecchi genitori eh, con i figli insomma, nella luce e, e proprio si vede come eh, davvero cioè, questi, questi, le anime di questi nostri figli sono, venuti, sono sì. venute come dicevi tu, cioè a Farci fare l'esercizio, ecco. e però noi col sentimento, mh, quindi con un aspetto della dimensione terrena umana, eh, diamo delle risposte, abbiamo una ragione che non insegue la ragione dell'anima, bensì no? quella della mente e quella dei paradigmi sociali e affettivi. Eh. E quindi è questo no? il, il grosso scollamento: sì. che bisogna per forza fare quel salto. No? Io dico sempre di andare nella cabina di regia, cioè andare in quella dell'anima, perché poi è nella cabina di regia dell'anima che noi troviamo le risposte. Io quello che consiglio è una volta presa coscienza del fatto che c'è sempre un sacrificio alla base che l'altro fa per noi, perché se ne va per dei motivi che sono legati a qualcosa che noi non possiamo neanche minimamente immaginare. E, però eh, dobbiamo fare in modo poi di, ehm, di ricordarci di questa cosa e di cercare di creare anche non necessariamente un collegamento spiriti spiritico. Perché, ecco, secondo me è diverso essere spiritici e essere spirituali, no? Perché c'è cioè, essere spiritisti e essere spirituali sono due cose diverse. C'è mm. la possibilità di creare un collegamento con chi ci ha lasciato in modo cosciente, ovviamente sapendo che l'individuo. È ancora vivo perché il problema grande dei defunti è credere che siano morti. Esatto. Eh, però, sai che per, eh, per arrivare alla spiritualità eh, tante volte si passa dallo spiritismo, cioè lo spiritismo può essere funzionale per la spiritualità. Perché io ho visto come eh, quei genitori che eh, si sono ritrovati a vivere questa esperienza eh, si sono fatti aiutare dallo spiritismo. Quindi, con la necessità di avere in qualche modo la conferma che c'è. Una continuazione, certo, certo, certo. e questo gli ha permesso di fare salto poi nella spiritualità, ma anche di smettere, sì. di soffrire, ma anche di smettere di soffrire, no? certo. certo. Ma, la, per esempio, la teosofia stessa è partita da una base spiritistica, nel senso che facevano tantissime sedute spiritiche, sì. c'erano Medium, c'erano la sì. Blabaschi sì. sì, esatto, esatto. erano proprio medium, nel senso che lì proprio facevano, c'erano proprio i fantasmi, sì. ecco, <ride> nel senso che. Anni ecco, no certo no no l'approccio è sicuramente è un mondo che esiste una realtà che esiste ecco e sicuramente forse anche il mondo in cui ci si approccia inizialmente io stesso ho cominciato da quel mondo quindi non dico che non, non, non vada bene dico soltanto che è una fase dello sviluppo ecco si sì, è un passaggio, un passaggio. Sì. Eh, vuoi riprendere le sì. notti magiche sì. perché ho guardato l'ora sono eh, già è tardi, hai ragione. Ma adesso cerco di andare un po' più veloce. Ecco. Dunque la, la, la notte santa abbiamo invece la meditazione da compiere sullo sviluppo della saggezza e qui praticamente dobbiamo cercare di eh, ovviamente vedere che nella vita, nella luce vive la saggezza, che ovunque vi è saggezza, che non, vi è, non esiste il caso, che non esiste... La maledizione, non esiste la sfortuna, ma tutto quello che è intorno a noi, anche se è qualcosa di insignificante, è comunque qualcosa di saggio al suo posto. E questo lo facciamo meditando nei confronti delle, delle dominazioni o virtù, che, no scusate, eh, prima ho detto, non ho detto che erano le forze della virtù, queste sono le dominazioni, sono le forze che stanno al, al di sopra, ecco, sono gli spiriti che abitano su Giove, ecco, sono entità ancora più elevate. Poi andiamo avanti, la notte 68 è eh, verso le Forze del Leone, il 31 dicembre. Importante perché questa è la fine dell'anno, ecco, c'è da dire qualcosa di importante. Ecco qui, eh, nelle Forze dei Troni dobbiamo eh, lavorare sulla notte, per esempio, del, ecco, eh, del 31 dicembre, no? Accade qualcosa di molto particolare fra mezzanotte e mezzanotte e un minuto, in quel minuto dopo la mezzanotte, in quel momento il 2020 da la staffetta 2021 i due arcai che gira, che hanno perché in realtà eh, l'anno è un eone, leone è un'entità arcaica che cede il testimone a quello che viene. Quindi in quel momento del cioè in quel minuto e siamo aperti verso il mondo spirituale possiamo cercare di va valorizzare quel momento non soltanto facendo il brindisi ma cercando di chiuderci noi stessi e cercare di attendere un'immagine perché in quel minuto ci può venire data un'immagine di quello che sarà il nostro destino di qualcosa di cardinale del nostro destino dell'anno a venire ecco quindi fate attenzione a quello che accade un minuto dopo la mezzanotte ecco poi andiamo avanti ancora Direi Tiziano che quest'anno avremo, secondo me saremo molto agevolati perché col fatto che non ci si potrà incontrare insomma con certo, me. Sì, sì, tante, sì, persone sì, sì. tante persone. Con, sì, eh, sì, sì, certo, certo. Comunque io. adesso e, e, ci sono anche altri antroposofi che casomai vi possono aiutare, per esempio c'è un mio amico che si chiama Giorgio Tarditti, che è anche un antroposofo che ha pubblicato una cosa sulle 12 notti sante e questa cosa che vi sto dicendo... Lui, casomai, ve la può far avere anche scritta. Ecco, e comunque vado avanti molto po più velocemente. Ecco, la notte santa nona. Dobbiamo invece sviluppare ecco, il primo gennaio il coraggio del sacrificio, cioè distaccarci da tutto ciò che è attenzione ordinaria, dagli interessi terreni, e chiederci se siamo in grado di offrire in sacrificio la nostra personalità al servizio di qualcosa di più alto. Anche questa è una cosa un po' imbarazzante. La, San La Notte Santa Decci, invece, dobbiamo cercare di sviluppare armonia fra noi e gli altri, quindi cominciare a intessere un legame di fratellanza, percepire che l'altro in realtà è come noi uno spirito in divenire e quindi ha bisogno di essere sostenuto. È un fratello perduto, che una volta abbiamo anche assassinato nell'Edes, ricordate i due fratelli. È un fratello che aspetta di essere riconosciuto da noi. Nella undicesima notte eh, scusami. E beh, fermo, Tiziano. Eh, sono, è legato a questa legato ai cherubini. No? Prima avevamo. Sì, anche... sì certo, questa è legata, no. Questa allora la decima è legata ai Serafini. serafini sì. Dei cherubini è il, è il collaggio di sacrificio, okay. e invece, lo sviluppo dell'armonia è legata ai serafini, e in, adesso abbiamo l'undicesima notte è lo sviluppo dell'amore come atto libero. Io. Riesco ad amare solo quando io compio qualcosa al servizio di un altro. Quando io faccio del bene un altro e godo del piacere di fargli del bene, questo è un atto d'amore. E queste sono le forze dello Spirito Santo che guardano verso la direzione del toro. Poi ci stiamo avvicinando alla fine c'è la meditazione della dodicesima notte, fra il 4 e il 5 gennaio, lo sviluppo della perseveranza, perché la perseveranza vuol dire. Queste cose portare nella vita, cioè tutte queste dodici cose, riuscire a pianificare essere uomini completi, è una cosa che fa parte del mistero del figlio attraverso le forze dell'arriete, no? E arriviamo alla tredicesima notte in cui dobbiamo invece meditare su quello che accadrà il giorno dopo, il 6 gennaio, il sentire che noi. Può nascere il Cristo, perché il Cristo nasce il 6 gennaio, il Natale vero in realtà che può nascere in noi sarà il 6 gennaio, quando ci accorgiamo che essere riusciti a praticare tutte queste 12 virtù vuol dire essere un Dio. Quindi, se riusciamo a praticare e portare nella vita di tutti i giorni questo, arriverà un momento in cui noi incontreremo questa entità che chiamiamo il Cristo che è qualcosa che fa parte di noi, c'è cioè sempre, ma è, non, non si presenta fino a che noi non, non lo vogliamo incontrare. Ecco, Possiamo dire che il 6 gennaio potrebbe essere per tutti coloro che si sono dedicati il giorno in cui incontrano se stessi, incontrano la parte di Dio che vive nel proprio cuore. Ecco, ecco io penso che abbiamo detto tanto perché sono già le 11, di solito voi non so se andate verso, verso l'8. Guarda, sono ancora tantissimi, credi. <ride> sono ancora tantissimi collegati. Allora, io intanto guardate che allora, questa diretta, perché hanno chiesto già, eh, poi da domani sarà anche su YouTube. Poi voi potete riguardarvela tutte le volte che volete. Vi eh, fate un fermo immagine, eh, vi fate una foto, poi ve la ingrandite. E ve la spedite e vi potete stampare. insomma tutto. Allora, volevo, dire un, volevo dire una cosa, Anna, perché ho visto che c'è una domanda che fa un riferimento a un'osservazione giusta riguardo dal fatto del perché io ho parlato dai pesci e non dal capricorno. No? Sì, perché ci sono delle tradizioni diverse. Io mi, sono, mi rifaccio alla tradizione di Prokofiev, che è un discepolo di Steiner che fa questa, questo collegamento dai pesci alla riette. Invece eh, ci sono altri antroposi come Christine Kain, come Herbert Hahn, che partono invece dal Capricorno. Quindi io ho preferito seguire questa linea. Non è che sia peggiore o migliore, eh, è una via, è una linea, ecco. Però so che esistono anche altri, altri punti di vista, ecco. Leggevo adesso dei nostri amici, Salvatore Cusumano dice per quanto sì. nella materia fa male, però ci eravamo già accordati entrambi prima di nascere per fare questa esperienza legata al discorso della perdita di un figlio. Ecco. Certo, sì, sì, sì. sì. Eh, eh... Specialmente se è un fatto così eclatante non può sicuramente essere un caso, ecco, non è un'interferenza, queste cose non accadono per caso. Sì, sto... è la prima volta che vi partecipo, Beh, grazie vi ringrazio immensamente Alessandra. Grazie Alessandra, torno un po' indietro a vedere se ci sono delle, sì, sì, sì. Eh, delle domande. Eh, eh. Mio padre, ha fatto questo sacrificio a sopportare mia madre ai 50 anni, poi è morto per me, come loro dicono, e tutto il sacrificio lo faccio a stare senza, senza lui. Eh, va bene, eh, sono eh, il, gli scambi reciproci, ecco, perché poi è molto interessante vedere come davvero c'è. Cioè, eh, sì, sì, certo. questa sorta di sì. condivisione è uno sharing spirituale sì, certo, evoluzione sì. no. spirituale una condivisione no? sì, sì. Sì. quando quando voi poi parliamo del regalo anche sì. dopo. e stavo per arrivare a questo ecco perché volevo chiederti appunto parliamo di del regalo eh, che sì. mi dicevi prima di ricordarti mm. un regalo che possiamo fare agli altri e contemporaneamente lo facciamo anche a noi. Pensate, che incredibile! Eh? C'è un doppio regalo, praticamente eh, eh, nel mondo spirituale se si vuole ottenere qualcosa, se uno ha un desiderio e vuole qualcosa, lo vuole veramente, lo vuole realizzare, sapete come fa? Ci rinuncia. Incredibile, eh? nel senso che io ho un desiderio, sono un angelo e dico: ma io vorrei avere un appartamento a Riccione. Vabbè, un angelo non fa sti pensieri, però <ride> mettiamo che lo faccia. Se un angelo veramente vuole un appartamento a Riccione, per poter avere questo appartamento deve smettere di chiederlo. Perché? Perché se è destino che lui abbia l'appartamento, gli arriva senza bisogno che lo chieda. È tutto cioè, il contrario quindi, della legge d'attrazione, tutto il contrario, perché invece con la legge d'attrazione... No, è... no, ma adesso se vuoi possiamo parlare anche di quello, infatti va molto di moda oggi questa legge d'attrazione, ci sono anche gli spiriti che danno i desideri come l'appartamento a Riccione, ma non sono quelli parte di queste gerarchie di cui ho nominato, fanno parte di gerarchie che abitano l'astrale inferiore no. e sono proprio lì per esaudire i desideri di quelli che hanno bisogno di queste cose che non sono essenziali oddio può anche darsi che per qualcuno avere un appartamento di cione sia, sia essenziale però oppure avere una, una fidanzata trovare l'anima gemella sono tutti desideri questi che sono legittimi però potrebbero essere quello che eh, non è proprio il massimo bisogno ecco quindi in realtà bisogna anche distinguere i desideri sì, veri dai desideri non utili puoi dire tiziano No, come, no, nel senso che io dico che gli dèi non è che sono l'ufficio sm smistamento desideri. No? Sì, sì. Cioè, no, voglio dire, arriva ciò di cui abbiamo bisogno. Ah, sì, certo, no. Certo, diciamo vero. che i desideri che ci vengono esauditi sono quelli che ci fanno crescere, non quelli che non ci fanno. Quelli che ci fanno star bene, e che, cosa veniamo sulla terra per, per andare in vacanza? Siamo a scuola, siamo in una formazione. La vacanza è già quando siamo di là. Ecco, eh sì, la vacanza è di là. La in vacanza già qui. Come dice il mio amico Nader Butto, ah, tra l'altro vi invito tutti quanti domenica eh, 27. Eh, non perdete l'appuntamento nel salotto di Anna, Tiziano, vieni anche tu. Eh, sì. Nader lo conosci Nader Butto? Sì, 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 lo, non di persona, ma lo conosco, sì, sì, eh, faremo appunto una, una diretta. Eh, molto bella, ecco, su, con lui, domenica, e poi lui ci farà anche, lui ci farà un dono, eh, ma uh -huh. dovete venire alla diretta e così okay. scoprirete qual è il dono. Finiamo invece, è ancora il tuo... E, allora, il, il, il regalo che di cui vi parlavo è questo, okay. voi prendete un foglio, non quello dove avete scritto i sogni, no? Mm. Un altro foglio, dove dovete scrivere, eh, non 100 desideri, ci sono anche questi che eh, realizzano 101 desideri, che sono, senza, senza parlare di chi. Voi dovete scrivere 101 debolezze che avete. E eh, ma dice: Ma figurati, se io ho 101, voi cominciate a scriverle. 100, quali sono le Non ho detto difetti, perché le debolezze sono, per esempio, non so, insicurezza, gelosia, superbia, imbarazzo, eh, ma, troppi scrupoli. Qualcosa, provate a cercare di scrivere quelle cose che nella vita vi hanno creato dei problemi. Per esempio, non so, non siete stati mai capaci di dire le cose al momento giusto? Siete timidi? Siete bloccati? Siete inibiti? Cioè tutte queste cose voi dovete scrivere e fare l'elenco. Dopo che ne avete scritte tante, adesso ho detto 101 per dire un numero, però vedete che sicuramente 30, 40 le scrivete. E prendetevi una settimana. Questo foglio lo attaccate al muro e ogni volta che vi viene in mente qualcosa che nella vita eh, vi ha creato dei problemi, lo scrivete, una debolezza, va bene? A un certo punto voi dite: Va bene, adesso io voglio scegliere fra queste voci che ho scritto eh, una di esse che è quella che mi, dà più, mi ha dato più problemi, va bene? Per esempio, mettiamo che ci sia una persona che eh, la, nella sua vita la gelosia gli ha dato un sacco di problemi, dico la gelosia perché. E casomai è qualcosa che conosciamo tutti no? più o meno tutti abbiamo dei problemi di gelosia e uno potrebbe dirsi che devi fare dobbiamo cercare di estirpare questa debolezza e già uno potrebbe dire oddio estirpare è una parola che mi piace poco ma proviamo a chiederci ma noi se, eh, siamo orgogliosi di essere gelosi? siamo orgogliosi di essere insicuri? siamo orgogliosi di essere eh, non so deboli? di essere piccoli eh, no cioè uno se non fosse geloso sarebbe meglio se non fosse insicuro sarebbe meglio quindi tutte queste debolezze se non ci fossero sarebbero meglio quindi non dobbiamo estirpare qualcosa che ci fa male qualcosa che ci è dannoso quindi la gelosia c'è è dannosa perfetto cosa si fa da eh, da questo momento dobbiamo creare in noi una frase di potenza va bene mettiamo Proviamo un altro esempio. Una persona è insicura, anche questa è una cosa abbastanza diffusa, no? Deve prima di tutto cercare di creare una frase al presente assoluto, priva di negazioni e che abbia lo stato, cioè come se potesse metterla in questo momento. Potrebbe essere io sono fermezza e sicurezza, oppure io sono il fondamento della sicurezza oppure il fondamento dell'universo si esprime in me, qualcosa che dia un senso di sicurezza, però già realizzato, non devi dire mi piacerebbe essere sicuro, io vorrei essere, no, perché tutto cioè mettere il futuro mettere il passato non ci fa entrare no. nel presente, noi dobbiamo già essere realizzati uno potrebbe dire ma è un'ipocrisia no, è il potere del subconscio, della suggestione e Pensate che tutte le vostre debolezze, la gelosia, la timidezza, sono cose che si sono insinuate in voi perché voi le avete vi si siete stati fatti condizionare da esperienze che vi hanno, mi sono venute incontro nella vita. Quindi la, il condizionamento ha creato in voi dei difetti, voi potete usare il condizionamento per toglierveli. Cioè, quindi così come ve li siete creati, potete fare il contrario, potete. E un plus, certo. Voi vi dite, eh, come, adesso ovviamente c'è una tecnica, non è che uno deve fare una volta e dice sono sicuro, no. Uno deve cercare di prendersi del tempo e per esempio cominciare a fare così. Allora, vogliamo, essere vogliamo essere sicuri? Tutte le volte che andiamo, eh, che mangiamo, dobbiamo pensare che nel nostro piatto c'è la sicurezza. Io mangio la sicurezza, nel nostro bicchiere c'è la sicurezza, io bevo la sicurezza. Quando andiamo a farci la doccia, io butto via l'insicurezza. Tutte le volte che andiamo in bagno, butto via l'insicurezza. Quindi eh, buttiamo via e prendiamo dentro sicurezza. Ma la botta più grande sta nell'addormentamento. Noi dobbiamo la nostra frase di potenza, per esempio io sono fermezza e sicurezza, io sono sicurezza incrollabile, sono potenza di sicurezza, ripeterla finché non ci addormentiamo. Io sono fermezza e sicurezza, io sono fermezza e sicurezza e addormentarsi con questo mantra questa suggestione arriva a un punto che funziona, che il subconscio crea e sì. va a sradicare quel qualcosa che si era prima eh, era nato quindi sradichiamo l'insicurezza e facciamo crescere la sicurezza quella stessa arma che adoperiamo contro di noi, perché il subconscio che viene chiamato anche il guardiano della soglia viene chiamato anche il doppio non è poverino un individuo che è lì solo per fare dei danni, siamo noi che lo usiamo male, lo usiamo contro di noi, ci autosuggestioniamo, abbiamo paura di morire. E ci sono persone che hanno paura di morire, ma certo che bisogna morire, ma non bisogna mica morire di paura, no? Cioè, che senso è morire di paura? <ride> è una cosa sciocchissima. Cioè, uno che dovesse morire di paura è proprio un fesso. Cioè, mi spiace dire questa parola, però... E, e la paura viene perché ce la creiamo noi, non perché... Perché eh, ce la siamo scelta. E così come possiamo toglierci la paura, eh, ce la siamo fatta venire, ce la possiamo togliere. Ecco, questo è un regalo che facciamo a noi e anche agli altri. Perché se diventiamo migliori e eh, sono contenti anche gli altri, eh? O no? Questo direi che è una bellissima chiosa eh, di questa nostra serata. Cioè, è un bellissimo regalo e grazie Tiziano per averci. Eh, Avvicinati a questa, sicuramente, come scrivono anche appunto dei nostri amici, quel che è importante è appunto andare a invertire il condizionamento. Quindi, certo, a certo. qualche cosa che ehm, depotenzia in qualche cosa che invece potenzia. No, e quindi è molto, molto, è un bel regalo. Sì, e, ehm, questo dono, questo esercizio eh, tu l'hai consigliato per la, la notte del fine dell'anno oppure? Eh... No, io direi di farlo in questo periodo, nel senso eh, all'inizio dell'anno è bene fare questo proposito e casomai cominciare dall'anno prossimo, praticarlo, eh. dire dal primo gennaio io lavorerò. Quindi in questa settimana prima del, del primo dell'anno cominciare a notare e poi il primo dell'anno scegliere su cosa lavorare. Poi dopo creare la frase di potenza e in qualche modo cominciare a lavorare ogni giorno in questo modo. Bene, bene, bene. Bene, bene. Allora, abbiamo il compitino eh, per i prossimi che addirittura c'è chi è riuscito a dimagrire, eh? non l'ha allora usato nel modo giusto. No, nel senso che non l'ha usato nel modo <ride> giusto. Perché quando me l'ha detto, mi, mi, una cara amica. Eh, ma sai che funziona? Perché io non so se l'ho usato, però io volevo dimagrire, mi sono convinta che eh, alla fine sono ho perso 10 kg, cioè ho persi davvero. E ma no, ma non dovevi usarlo in quel modo perché adesso io non ho detto che bisognerebbe cercare. Di farlo sulle debolezze, non su, sulle cose di questo tipo, perché ovviamente ah, uno potrebbe. Per, per dimagrire oh, lei avrà dovuto sicuramente lavorare, avrà dovuto lavorare sicuramente sulla, sul desiderio del cibo, o non so, sì, del. Sì, certo, 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 certo. Quindi, sì. no, se è riuscita a togliersi quella debolezza, per forza che dimagrita, voglio dire. È ovvio che sì, sarebbe meglio, cioè ci sono anche persone che usano questo metodo, come mago nero, per realizzare anche dei propositi negativi, eh. eh, cioè, se sì. uno può sì. anche creare in sé qualcosa di negativo. Io ovviamente lo sconsiglio, perché chiunque vi realizzi un desiderio, non ve lo fa gratuitamente, vi chiederà il conto prima o poi. E, questo, e se chi ve lo dà è un essere non umano, quindi un'entità eh, poco... Vedrete che di solito il conto è sempre o in malattie o in giorni in meno di vita, quindi non è tanto vantaggioso farsi realizzare dei desideri li realizzano ma tranquillamente vi realizzano, anzi quelli che sono più perniciosi quelli più sensuali sono quelli più realizzabili il problema è il conto che arriva sempre prima o poi certo certo esatto. bene allora io direi che abbiamo fatto le 11 e un quarto per eh, certo eh, può, può essere già un buon orario è già un buon orario allora io intanto Davvero, ringrazio i nostri amici che sono ancora, ancora tanti. Che bello, sì. sono contenta. Vuol dire che è stata mm. una serata eh, sì, sì. Quante persone adesso io non riesco a vedere? A 260 persone, sì, sì, Prima sì. certo. erano 350. Sì, eh. sì, bene, mi fa piacere. Bene. E, ma è, è stato un bel salotto. Eh. Eravamo in tanti e siamo stati tutti bene. Io sono stata molto bene. Eh, ti ringrazio tanto, caro Tiziano. Eh, direi che ci... eh, beh, facciamoci gli auguri di Natale, perché eh, certo, noi certo. ci eh, anzi, sai, io volevo che leggevi una cosa, non so se sei riuscita a scaricare quel mantra. Ah, ah, aspetta, e eh, oppure se c'è modo di poterlo. come l'hai tu lì sotto mano? Io però come faccio? C'è una chat qua, te la posso condividere nella chat. Esatto, ah, te la potrei mettere, sai dove? Nel... Ehm... Nei commenti. Qua. Ah, io non so come si fa, però nei Fai commenti. I commenti, e copi il testo e glielo Ah, Hai metti. ragione. Sì, sì, aspetta, così casomai rimane anche gli altri, dici questo, no? Esatto. Eh? Questo. Uh, sì, aspetta un attimo che adesso lo vado a prendere, che è un, è un mantra... mantra... Contempla il sole nell'ora di mezzanotte. Sì, sì, è quello lì, ce l'hai? Certo, e eh, allora, lo leggo allora io. Come? Se puoi leggere. Io. Eh, mh, lo riesci a copiare tu? Sì, lo metto io nei commenti, ve lo dico ah, io. Bene, bene. Sì. Eh, finita la, la, la diretta, io lo, lo copio e lo metto nei commenti. Eh, e sì, metto... Sì. Perché c'era una poesia di Novalis che è molto Natale, bella, che mi sarebbe no, piaciuto Natale, che, Natale, tu la, che tu la recitassi. Natalia, se potessi recitarla tu, se ti va. Si scioglie l'inverno? Mm? Sì, è, è di Novalis, mm. vero? Eh? Ti va di dirla tu adesso? Sì, certo, certo. No. E ti salutiamo con quella, dai. Natale bambino. Si scioglie l'inverno. Una culla è l'inizio di ciò che germoglia. Inizia di nuovo la terra, principio del mondo. È un bambino. Gli occhi sono colmi di Dio, ma vedono il suo volto Redentore coronato di fiori. È il suo capo, ma lui stesso nei fiori, fiorito il sorriso. È Dio nella stella, Dio nel sole, è la fonte, acqua della vita, è nell'erba, nel sasso, nel mare, nella luce, sparso sorriso, Dio bambino. Nelle cose c'è il suo gioco di bambino, il suo amore è insinuato in ogni cosa. Dimentico di sé nel suo volo, si annida più stretto in ogni cuore. Ed io per noi, in sé sconfinato bambino, un polline d'amore è il suo cuore, è il nostro cibo e colui che ci disseta, la sua gioia e la nostra fedeltà. Soffochiamo sotto tanta miseria, una luttuosa coperta è nel suo cuore, fa che incontriamo l'amato: tornerà da te padre con noi sì, no, grazie Anna. grazie eh. va bene io lo trascrivo sì 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 perfetto e trascrivo sì. anche il mantra che mi hai mandato sì. pensate che sì, se ti va sarebbe bello pensate che Novalis questo poeta l'ho scelto perché secondo Stein è la reincarnazione di un personaggio molto importante No, e, nel senso che eh, ci arriva da, 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 da diciamo da eh, praticamente è la reincarnazione di Giovanni Battista, che si reincarna poi in Raffaello Sanzio, il pittore, e poi nel poeta Novalis. Ecco. È la stessa individualità, sì. Mm. Eh, vuoi che ti legga anche il mantra di Natale di Steiner? Se ti va, sì, così chiudiamo, salutiamo no, tutti. con il mantra di Natale. Sì. Allora, Contempla il sole nell'ora di mezzanotte, con le pietre costruisci nel suolo privo di vita. Così trova nel tramonto e nelle tenebre della morte la creazione di un nuovo inizio, la giovane forza del mattino. Lascia che le altezze manifestino la parola eterna degli dèi, che le profondità custodiscono il quieto tesoro. Vivendo nell'oscurità crea un sole, operando nella materia riconosci la gioia dello spirito. Rudolf Grazie Anna, grazie a tutti, eh. Tut sono tutti molto affettuosi, molto, molto vicini. Sono delle anime veramente eh, micheliane. Io sento che ci sono tanti, tanti sì. cavalieri di Michele ascolto, ecco. Sì. Siamo tutti qua, in questa, sì. intorno a questo salotto, come se fosse una tavola rotonda. Eh sì, tutti quanti eh, cavalieri dello spirito. Sì. E, allora, cari amici, caro Tiziano, Intanto tanti, tanti auguri di buon Natale, che davvero, allora teniamoci tutti pronti per fare gli esercizi col foglio sì. vicino al comodino per scrivere i sogni, come dicevo il buon Sigmund Freud, no? che diceva mettete un block notice sul comodino e quando vi svegliate annotate subito i soldi. I sogni, i sogni e non, che non sono una cosa solida, ma sono una cosa eh, astratta. Che però si solidificano dentro di noi e a volte noi li dimentichiamo. Anzi, lui suggeriva di non toccarsi, di non sfiorarsi mai la fronte, mm. appena svegli, per non cancellare subito. Mi ricordo quando leggevo di questo. E quindi va bene, noi terremo il foglio per iniziare a fare eh, l'esercizio. Eh, io ricordo, ripeto tutti quanti, eh, rinnovo l'appuntamento poi per la domenica 27, sempre alle 21.30, in collegamento con Israele, eh, internazionale con Israele e a Tel Aviv con Del tutto Caro Tiziano, allora la prossima volta sarai da solo a iniziare il tuo corso di. Eh, antroposofia steineriana sì, sì. Eh, Sarà su... sulla costituzione occulta dell'uomo, sì. mm. eh, io sono tanto felice eh, che tu venga a far parte anche tu a bordo della nostra LUX, l'Università della Conoscenza che eh, abbiamo fatto eh, con Focus. e eh, Ringrazio. No, È una cosa bellissima perché la fraternità, eh, mm. più cresce la consapevolezza, più c'è la possibilità che la fraternità si diffonda, non ci sono altri modi. Sì, e devo dirti che questa è una cosa che a me dà veramente molto gioia, e ringrazio anche tanto Enrico perché ha eh, questo moto di grande fiducia e di affetto e con i miei confronti. Allora, questa volta ci salutiamo davvero. Mm? Allora, Tanta gioia, soprattutto, eh? perché la gioia è molto di più della felicità. Ecco, quindi tanta buona consapevolezza e grazie di tutti i tuoi insegnamenti di questa sera. Tutti col foglietto sul comodino, pronti a scrivere, col prossimo anno ci racconteremo un po' di cose. Magari all'inizio della prima lezione vengo anch'io un po' con te a sbirciare, così da un angolino ad ascoltarti. Pare a tutti, ancora grazie, grazie di cuore per la vostra presenza, per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Noi ci vedremo quindi presto a domenica, caro Tiziano, a noi è molto 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 presto. Grazie. Tanti auguri e grazie per non aver avuto paura. Eh. Grazie. <ride> Un abbraccio grande, Tiziano caro, cari Giziano, buonanotte, eh. buonanotte. buonanotte no, no. a tutti. No, no.